Ciao e benvenuti sul canale di In Cucina con Mago Totonno. Allora amici, oggi andremo a fare una ricetta veramente buonissima dal sapore proprio calabrese, ovvero sto parlando del liquore alla liquirizia. Una ricetta veramente facilissima e velocissima da fare, si fa soltanto con 4 ingredienti, carissimi amici. E poi questa ricetta che vi sto per dire della mia vecchia nonnina, una ricetta veramente tradizionale di un prodotto tradizionale calabrese, e quindi vi assicuro che verrà un bellissimo liquore alla liquirizia. E quindi vi assicuro che vi verrà una liquirizia veramente buonissima, bella, cremosa, e non quei liquori alla liquirizia che sono di acqua praticamente. Ma se seguite il procedimento che vi farò vedere, vi assicuro che uscirà una liquirizia bella, cremosa, proprio saporita e che soprattutto sa di liquirizia. Ma non perdiamoci più in chiacchiere, gli ingredienti che ci occorreranno per fare questo liquore alla liquirizia sono ben 100 g di liquirizia in polvere. Io andrò a usare la liquirizia in polvere, quella di Amarelli, che è un prodotto che si produce proprio nella mia terra qui a Rossano ed è veramente anche famosa, viene esportata in tutta Europa e nel mondo. Se non lo riuscite a trovare voi nella vostra città, potete andare sempre sul loro sito e comprare la liquirizia. Non sto facendo una promozione, non è una collaborazione con loro questo video, ma siccome è un prodotto della mia terra io lo voglio sponsorizzare perché è veramente buonissimo e dobbiamo andare fieri dei prodotti della nostra terra. Poi ci occorreranno 350 g di acqua, 300 g di zucchero e 250 g di alcol etilico, quello a 96 gradi. Detto ciò, spero che questa video ricetta vi piacerà, sino come sempre pazienza, non ci posso fare niente, e adesso andiamo alla preparazione. Iniziamo quindi mettendo in un pentolino lo zucchero semolato e la liquirizia in polvere, e dopodiché con l'aiuto di una frusta andiamo a mescolare per bene il tutto. Una volta mescolato andiamo ad aggiungere poco alla volta l'acqua, cercando di formare prima una cremina e poi poco alla volta andiamo ad aggiungere tutta l'acqua restante. Adesso accendiamo il fuoco e facciamo cucinare a fiamma medio-bassa fin quando non lo facciamo arrivare ad ebollizione. Se vedete che ci sono dei piccoli grumi, basta sciacquare un po' la frusta fin quando non si sciolgono per bene. Ecco qua che bolle, come potete vedere l'acqua sta un poco bollendo l'acqua, adesso lo andiamo subito a chiudere e lo facciamo raffreddare. Una volta che è raffreddato il nostro composto di acqua, zucchero e liquirizia, andiamo ad aggiungere l'alcol e mescoliamo per bene il tutto. Una volta poi mescolato non ci resta altro che andare a imbottigliare il tutto. Versiamo adesso in un contenitore, in una bottiglia di vetro. E poi, una volta che è riempita la nostra bottiglia di liquore, la andiamo a tappare e la facciamo riposare per almeno 3-4 giorni, così si insapora per bene il tutto. Vi consiglio anche di vedere come si fa il limoncello a cremino, vi lascerò qui sopra la ricetta, ma prima di lasciarci condividete il video se vi è piaciuto, lascia like e niente, ciao!